Bene, sono arrivati i maiali, in questo caso maiali allegri, perché come leggiamo felici, perché come leggiamo nei cartelli, questi particolari tipi di maiale non verranno mangiati. Quindi l'esortazione è appunto a fare proprio questo. Vediamo un po' sul retro cosa c'è. Sul retro c'è l'icona della settimana internazionale per l'abolizione della carne, in particolare lo spunto a quello della giornata di oggi a Grosseto, il gazebo informativo con video e altro materiale che il gruppo di Grosseto ha avuto l'intelletto e la motivazione per realizzare. Questo è l'episodio numero 3. La piazza si sta popolando di persone, il tempo continua a reggere. Ci sono anche dei bellissimi cani in giro. C'è Pongo, un bel primo piano a Pongo. Ha detto qui interessa di piccione. Vediamo un po' uno spaccato del corso Carducci. Comincia a esserci un po' di viavare. E il nostro banchino si è arricchito di un'addizione degli amici che ci hanno chiesto di poter esporre alcune delle cose che loro realizzano, credo siano delle magliette. Stiamo continuando a proiettare le immagini nude e crude dei mattatori in Spagna. Questo è uno dei due documenti video che oggi abbiamo deciso di utilizzare per questa iniziativa. Tanti preparativi continuano febbrili, l'idea è quella di fare un giro per il corso Carducci, assumendo le sembianze dei maiali e cercando con questo di attirare l'attenzione di quanti magari hanno deciso di non avvicinarsi al nostro banchino o comunque hanno, non avevano in programma di arrivare fino a qua, ma rimanere magari in cima al corso, whatever. Questo è il maiale numero 2. Sono tutti e due abbastanza credibili come maiali, come vedete. Qualcuno malignamente ha detto che le maschere non sono proprio belle. In effetti questo occhio umano, facciamo un primo piano dell'occhio umano. Un maiale con l'occhio umano è ispira un certo grado di diffidenza e di esitazione, però è quello che siamo riusciti a trovare sul mercato, non c'era di meglio. Se poi vi dicessimo dove l'abbiamo acquistate perderemmo credibilità anche noi. Abbastanza. Però non ve lo diciamo. Io volevo riprendere anche... Sì, scegli quale vuoi. Dopo magari, lo fa ora? Questo è il bar del corso, alla fine di Corso Carducci, prima di imboccare la piazza Dante, è il bar che ci ha permesso in maniera molto tranquilla e amicale di utilizzare la corrente attraverso un collegamento volante, altrimenti avremmo dovuto utilizzare un generatore di corrente
un piccolo gruppo elettrogeno che comunque, del quale comunque c'eravamo forniti, appunto perché era essenziale che avessimo la capacità di alimentare l'hardware, la componente hardware del nostro gazebo di oggi.